Quest'anno sarà un Natale particolare. A Delia, con qualcosa di inedito, di diverso, che è frutto della creatività dei giovani. Del resto, la rivoluzione l'ha fatta Cristo, ma Cristo amava i giovani e i giovani sono, ripongono la propria fiducia in Cristo. Esatto. È una, un Natale un po' particolare, il 26 dicembre all'oratorio di Delia, alle ore 19. I giovani hanno pensato di qualcosa di alternativo, di rivoluzionario, per così dire. Il sogno. Della rivoluzione si intitola questo concerto che vogliono offrire a tutta la popolazione. Comunemente, il 26 dicembre a Dela c'è stato il presepe vivente. Quest'anno non c'è presepe vivente, è un fallimento del presepe e tuttavia. I protagonisti nuovi sono un gruppo di giovani che hanno pensato di offrire a tutta la popolazione, ripeto, un percorso diverso, un Natale controcorrente, un Natale alternativo. E per cui la loro inventività si sposa perfettamente con quello che giustamente diceva all'inizio di questa intervista: i giovani, i, i, Cristo che amava i giovani e quindi i giovani che rispondono alla chiamata di Cristo rivoluzionari il più grande rivoluzionario della storia, a prescindere da ogni professione religiosa, i giovani, ripeto, hanno pensato di seguire questo percorso diverso, nuovo, alternativo rispetto a Natale classico, ripetitivo, forse anche un pochino, perdonate, stancante, perché lo conosciamo a memoria. Lo conosciamo a memoria, il messaggio però è sempre attuale, è un messaggio di speranza, eh, quale augurio per... Eh i cani cattinesi, i deliani, tutta la comunità insomma, che ci eh, raccoglie, che raccoglie il nostro segnale televisivo. Sì, e il sottotitolo della, eh, della, della, del concerto che offriranno questi giovani è Il sogno. Della rivoluzione. E quando parliamo di sogno, parliamo di attesa, parliamo giustamente di speranza. Vogliamo guardare lontano, eh, vogliamo cioè aspettare una realtà migliore di quella che stiamo vivendo in tutti, in tutti, in tutti i sensi. A partire dall'accoglienza i profughi che continuano ad arrivare dalla nostra Sicilia, a partire dalla ricerca di lavoro che ancora non c'è, a partire dalla, dalle attese dei giovani, delle famiglie che desiderano un futuro migliore. E il sogno della rivoluzione, come dice il sottotitolo di questo concerto, si apre a speranza, gioia, disponibilità e accoglienza. Deborah, qual è il sogno che avete? immaginato e che porterete in scena il 26 di dicembre a Delia. Il nostro sogno è quello di lasciare inquietudine nelle persone. Per quale motivo? Perché eh, ultimamente nella nostra società c'è troppa indifferenza e tro troppa tranquillità davanti magari ad avvenimenti che a noi giovani fanno stare male. E fanno essere inquieti, magari noi poi troviamo rifugio in eh, alcol di solito, droga e quant'altro, ma in realtà si può trovare rifugio in Dio, perché Dio in primis era rivoluzionario e noi sogniamo di essere come Gesù appunto e di rivoluzionare questo, questa società che a noi non va bene così com'è. Ecco, e lo dimostrerete naturalmente come. Eh, noi eh, appunto durante questa, questa serata, durante questo concerto, tramite balli, eh, canti, anche attraverso la recitazione, proveremo a ehm, gridare a tutte le persone che appunto verranno, che ci guarderanno. I nostri bisogni, la nostra esigenza, il, il nostro volere dei punti di riferimento che adesso non abbiamo probabilmente. Molto. Ed è Révolution, così? Révolution, spiego subito il perché. Perché Rev sta per sogno in francese, mentre Revolution. è... È rivoluzione. Quindi è il sogno del cambiamento, il sogno di una rivoluzione. Infatti c'è qualche in più, diciamo, nel, nel locandina: revoluzione. Re sì, sì. Eh, ehm, non a caso il sottotitolo è pure Human, perché appunto è una rivoluzione a livello umano. A noi non va bene più la tranquillità, la pace, ma speriamo di lasciare inquietudine, perché è questa che poi ci muove ad essere protagonisti della nostra vita. Appuntamento quindi 26 dicembre, orario e dove? Eh, L'appuntamento sarà ehm, il 26 dicembre alle ore 19 all'Oratorio Città dell'Incontro a Delia.